Delizioso pane, arriviamo! Te l'ho già detto, Plug, non faremo il brunch. Dirò a Marinette che non è la persona che amo e poi ce ne andremo. Oh. Sarà così triste. Come posso renderle le cose più facili? Hai ragione, spezzarle il cuore con un fiore sarà molto più romantico. Te l'avevo detto, non verrà. Hai sottovalutato la passione di Jean Noir per i macaron? Non ci posso credere! Ma che ingordo! Oh no! E se questo sciocco si fosse davvero innamorato di me? In quanto? In due secondi? È questo tutto il suo amore per Lady Bug? Riceve una piccola dichiarazione d'amore ed ecco che puff, lui cambia idea! Dal momento che tu e Lady Bug siete la stessa persona, non ha cambiato idea. Oh no, devo assolutamente dirgli che non sono innamorata di lui. Aspetta, non posso! Se gli dirò che non lo amo, non capirà perché ieri invece gli ho detto che lo amo. Ho detto che l'amavo perché così non avrebbe capito che sono Lady Bug. Ma se viene a sapere che ho mentito, capirà anche che l'ho fatto per non fargli scoprire che sono Lady Bug. E così capirà che sono Lady Bug. Marinette, credo che il nostro ospite sia arrivato. Tiki, aiutami! Voilà! Oh, questo è un incubo! Forza tesoro, fallo entrare! Ciao, Marinette! Ciao, Jean Noir! Benvenuto in casa nostra! Tom, su, lascialo respirare! Scusami! Tu come stai? Bene, e tu? Oh, ha portato una rosa rosa per Marinette. Lei adora il rosa. Voi due già vi conoscete così bene. A tutti piace il rosa, papà. Non vuol dire niente. In realtà noi non ci conosciamo così bene. Ha ragione. È successo tutto così in fretta. Amore a prima vista è ancora più romantico. Sedetevi, ragazzi. Adesso vi porto l'antipasto. Devo dirti una cosa. E voilà! Oh? E ora diamo il benvenuto al nuovo fenomeno, i Kitty Section! Luca, erano vere le cose che hai detto prima quando eri accumizzato? Mi dispiace, Marinette, ma non mi ricordo. Che cosa ho detto? Niente, proprio niente. Eri posseduto dalla Kuma di Papillon. Non so cosa io possa aver detto. Spero solo niente dispiacevole. Tu sei una ragazza straordinaria, Marinette. Limpida come una nota musicale e sincera come una melodia. Sei la musica che suona nella mia testa dal primo giorno che ti ho incontrata. Questa era una dichiarazione d'amore, vero Tiki? È proprio una delle più belle che abbia mai sentito. Un'unica magia. Quindi questi due insieme erano il cattivo. Che cosa facciamo con quella? E qui entra in gioco il mio altro potere. Sistema le cose e fa tornare tutto come era prima. Aspetta, credi che ci ricorderemo qualcosa dopo questo? Il mio miracolo sulla debug ripristina tutto, perciò suppongo proprio di no. D'accordo allora, con il tuo permesso, Milady. Noir? Ragazzi, avete visto un super cattivo di nome Oblivio? Lo avete già sconfitto, amico. Oblivio eravamo noi. Oh, ok. Ben fatto?
Ben fatto! Formiamo una bella coppia, non trovi? Altrimenti non riusciremmo a vincere sempre contro i cattivi. Noi siamo una squadra, non una coppia. Ti prego, non ricominciare. Ti ho già detto che sono innamorata di un altro ragazzo. E poi è per colpa della tua parte da gattino amabile se all'inizio ci siamo distratti e siamo finiti in questo guaio. Certo, ridi pure quanto vuoi. Ehi, che stai facendo? L'hanno visto tutti? È un disastro! Com'è potuto succedere? Una cosa è certa, noi due saremmo una splendida coppia. Siamo fatti l'uno per l'altra. Tu sei l'unica che non se ne accorge. Questa conversazione non finisce qui! Oh, mi sono stancata di non riuscire a confessargli ciò che provo! Ma ho tanta paura, Tiki! Ho paura che lui possa rifiutarmi! Tu rifletti troppo, magari dovresti prenderla come un gioco. Come se recitassi in teatro? Sì, come se interpretassi un personaggio tosto che non ha paura di niente. Sì, dovrò recitare, posso farcela! Dico davvero, a chi interessa essere amici? Marinette è importante per me. Farò di tutto per metterla a suo agio quando stiamo insieme. Tipo darle del formaggio? Tirarla su di morale. Farla ridere, farle degli scherzi, come fai tu con me? Sono una tipa tosta! Sono una tipa tosta! Sta a guardare, Plug! Sono una tipa tosta! Qual è il tuo piano esattamente? Shh, non deve capire che sono io in carne e ossa! Sono una tipa tosta! Sono una tipa tosta! Sono una tipa tosta! Sono una tipa tosta! Sono una... Ah! Che sono una statua! Come ho fatto a non notarla prima? Wow! E sembra così vero! La cera è calda quasi quanto la sua pelle! Ha persino il suo stesso profumo. Oh, bellissima statua di Adrian. La tua cera è così morbida. I capelli di peli di yak così setosi. I tuoi occhi di vetro così verdi. Oh, se anch'io fossi una statua come te, tutto sarebbe molto più semplice. Perché non siamo stati modellati insieme nel gesso del destino, marmo al marmo, labbra di cera contro labbra di cera, intrecciate per l'eternità? Wow, l'eternità è un bel po' di tempo, giusto? Mi dispiace, non volevo spaventarti, era solo uno scherzo. Non è divertente, non è affatto divertente. Oh, Ladybug? Oh no, che cosa hai fatto, Marinette? Ta-da! Gliel'ho dato! Bravo, ottimo lavoro. Sono così fiera di te. Sei forte? Ma com'è possibile? Non è quello che ricordo io. Come hai avuto il permesso di entrare? Sono stata molto convincente. Marinette, devo dirti una cosa. Mi sono reso conto che non sei solo un'amica per me. Ho sempre sentito che eri più di questo. E adesso so il perché. Questo significa che ti è piaciuto il regalo? Significa che ti amo. È peggio di quanto pensassi. Forza, Ladybug, presto! Dammi subito il tuo Miraculous, così farò tornare tutto come era prima. Megataclisma! Quando cresciamo, ci rendiamo conto che non sempre la vita ci regala tutto ciò che speravamo. Mi sarebbe piaciuto dirtelo di persona, Marinette. Ma se stai leggendo questo, significa che ho già perso la memoria. Ma non devi avere paura. E non devi essere triste. Come ti ho detto all'inizio di questa lettera, subire una perdita fa parte della vita. Ma non è questo a definirla. Perché l'importante non è vincere o perdere, ma accettare i cambiamenti in noi stessi. E accettare che, anche se la vita non sempre ci regala tutto ciò che speravamo, il vero regalo è la vita stessa. Il treno numero 26025, in partenza da Parigi e diretto a Lione delle 12:37, partirà dal Milano. È incredibile! L'ho appena incontrata, eppure il mio cuore batte come se la conoscessi da sempre. Bisogna sempre fidarsi del cuore.
Prenda questi, signore, per il viaggio. Grazie, signorina. Non ti dimenticherò mai. In tal caso sarà sottoposto a controlli di polizia. Vi ringraziamo per la collaborazione. Non sempre ci regala tutto ciò che speravamo. Il vero regalo è la vita stessa. Stai bene? Allora, quella melodia? Posso ascoltarla? Sei sicura di volerla ascoltare? Mm-hmm.